Riconquista un sorriso forte e sano. Vieni in clinica dentale nei giorni 26 e 27 maggio e partecipa all'Open Day Implantologia. Non perdere questa occasione. Denti fissi in poche ore ad un prezzo eccezionale. Chiama il numero 0444 88 9950 o rivolgiti direttamente in segreteria. I posti sono limitati. Benvenuti da Carlo Savegnago e ben ritrovati all'approfondimento settimanale con il vaso di Pandora. Bella Italia, nuove strategie per il turismo. L'Italia è in assoluto una delle mete turistiche più visitate al mondo. Eppure c'è la diffusa convinzione che il potenziale attrattivo del bel paese non è ancora completamente espresso. C'è una buona parte di questo potenziale effettivamente inespressa. Al di là delle mete ovvie che sono Roma, ovviamente Firenze, Venezia, c'è infatti tantissimo altro da conoscere lungo lo Stivale. È sicuramente una buona testimone di tutto questo Claudia Bettiol. Buongiorno. Fondatrice del portale Discover Travel, discoverplaces.travel. Possiamo considerare, Claudia Bettiolla, il turismo come la vera industria nazionale che unisce tutta l'Italia? Assolutamente sì. Intanto per la nostra storia, l'UNESCO ci dà il 60% del patrimonio architettonico del mondo, quindi noi siamo naturalmente depositari della storia del mondo occidentale sicuramente. E poi perché in un declino industriale noi dobbiamo imparare a valorizzare quelli che sono i nostri beni comuni, cioè il nostro patrimonio artistico, le nostre bellezze naturali, i nostri paesaggi, sono dei beni comuni. Valorizzarli in modo industriale significa creare una industria del turismo. Ecco, è proprio l'aspetto che unisce veramente l'Italia con le sue molteplici differenze, quindi credo che lei sia perfettamente d'accordo che non esistono, come dicevo all'inizio, solo Roma, Firenze e Venezia, dove il turismo arriva automaticamente da tutto il mondo. Non solo. Se prendiamo queste grandi città abbiamo turismo di massa, insomma, qui siamo vicino a Venezia, le grandi navi che attraversano il canale si vedono e sono uno scempio, credo pianga il cuore a tutti a vedere navi da crociera dentro Venezia. Ci sono state grandi diatribe anche in merito. Sì, è una, o gli autobus vicino al Colosseo che arrivano, invadono Roma, è una ferita per chi ama la storia e ama queste città. Quello che noi parliamo è un turismo minore, che chiamarlo industria del turismo può dare adito a fraintendimenti. Si tratta di turisti esperienziali e di viaggiatori. Non arrivano con grandi pullman, non arrivano in massa, arrivano seguendo curiosità, seguendo passioni, seguendo delle indicazioni, cercando di vivere un'esperienza unica. Ecco, si parla infatti, dottoressa Bettiol, sempre di più, sta prendendo sempre più piede la terminologia turismo emozionale. Di cosa parliamo? Parliamo di un turista che va in cerca di emozioni vere e deve essere un territorio che offre emozioni vere. Il territorio italiano ne offre di tutti i tipi, però non sono raccontate. Un po' noi abbiamo il problema che non parliamo inglese. Un po' che siamo molto didascalici nel raccontare e poco emozionali, siamo abituati anche a scuola ad avere molte descrizioni precise, ma non che non lasciano... Un po' fredde forse, no? Un po' fredde. Invece raccontare i territori in modo emozionale significa attrarre tantissime persone, ognuna per un diverso aspetto.
Diciamo, questo è un po' quello che stiamo cercando di fare con il portale che abbiamo fondato. Per il momento siamo focalizzati sul Lazio, però stiamo realizzando delle guide turistiche su tutti i paesi del Lazio, delle guide che hanno come tema ovviamente la storia, una storia che spesso nei comuni minori non è raccontata, ma che è bellissima perché parte... Ecco, infatti, ecco, la fermo un attimo perché così possiamo articolare un po' le domande. Cosa manca principalmente al nostro territorio perché sia conosciuto, perché sia apprezzato e naturalmente visitato dai turisti dall'estero nella sua interezza? Manca proprio che si racconti. Cioè non è un territorio raccontato e se uno va a fare una ricerca anche in italiano di un paesino, prende un paesino sulla carta geografica, va a vedere che cosa trova, non trova quasi niente, trova dei siti che raccontano un aspetto, trova dei siti che ne raccontano un altro, li trova spesso in siti vecchi, non friendly neanche per il mobile, considerando che oggi il 60%, 70% degli accessi avviene da mobile, sono siti vecchi e poi non è raccontato in lingua inglese, che è la seconda lingua più parlata di tutti. Ecco, lì ne aveva accennato poco fa, no? Uno degli aspetti che anche lei proprio nella redazione, quindi nel lavoro che ha fatto per creare il portale Discover Places, diciamo che ha notato proprio, l'ha sperimentato la non conoscenza da parte degli operatori turistici dell'inglese, no? Sì, intanto il portale l'abbiamo fondato io e il mio marito che è australiano e noi normalmente parliamo inglese e giriamo, io ho una faccia tipicamente straniera, quindi ci scambiano sempre per stranieri e nei territori minori pochissimi parlano inglese e non sono capaci di raccontare neanche quello che hanno di bello nel loro territorio. Allora ci è capitato recentemente di accompagnare un gruppo di blogger stranieri a fare un tour nei territori minori del Lazio e a parte dove c'era la guida specializzata che raccontava di una chiesa, raccontava di un museo, era perfetta la guida, emozionale e tutto, come si usciva fuori dal circuito prettamente turistico e si andava in una enoteca o in un produttore di vino qualificato, DOCG, quindi di pregio, e quando dovevano raccontare avevano un inglese talmente povero che non emozionavano, quindi i blogger alla fine chiedevano quanto costa la bottiglia. Si va direttamente, ma se non raccontato bene un prodotto il prezzo dopo è difficile. Allora all'ennesimo cantina mi sono introdotta, ho cominciato a parlare io, a raccontare il nome del vino, da cosa dipendeva, com'era fatto dal nonno, come la tradizione continuava, la storia del paese, la connessione con i luoghi, e i blogger hanno avuto tantissimo materiale da raccontare, per cui quella cantina adesso sta su una ventina di racconti di blogger per il mondo. Allora questo significa o imparare l'inglese oppure prepararsi con dei documenti in inglese che si possano leggere, essere un po' più professionali. Siamo non so se ti ricordi quando Enrico Montesano faceva pittoreschi, molto pittoreschi, ecco, siamo ancora pittoreschi. Mi ricordo gli anni 70, guardi, un flash, proprio ero alle medie in quel tempo, la Quantunque Io si chiamava il programma. Bravo, che memoria. Noi siamo ancora pittoreschi, ma non è più il momento di essere pittoreschi, perché i dati che poi dicono quelli della Banca d'Italia, quelli dell'Ente Nazionale del Turismo, quelli di Confturismo, ti dicono che il turista in Italia viene più che negli altri paesi, ma spende di meno perché non sa che cosa fare, non gli raccontiamo che cosa fare oltre le classiche tappe, quindi noi dobbiamo fare una grandissima opera di raccontare, fare uno storytelling emozionale, fare in modo che quando arriva in un territorio trova le informazioni di tutti i comuni vicini, non soltanto di quelli, in modo che sia spinto a aumentare il soggiorno, non di una mangiata, ma di un fine settimana, tre giorni, quattro giorni. Ecco, nel Lazio, dove appunto ha sperimentato con notevole successo, devo dire, anche il portale discoverplaces.travel, ecco, lei ha girato in maniera capillare quindi il Lazio, che ha 377 comuni, vero? Sì, noi abbiamo deciso di realizzare le guide di tutti i comuni tranne Roma,
perché Roma valeva quanto tutti gli altri 377. E poi sostanzialmente non ne ha bisogno fondamentalmente, o meglio, ne avrebbe magari ne avrebbe anche bisogno. Ne avrebbe bisogno, perché poi anche lì i turisti vanno soltanto al Colosseo e si perdono delle cose eccezionali che ci sono, però noi per scelta abbiamo deciso dei territori minori, quindi è stata una scelta nostra e abbiamo trovato dei posti fantastici, siamo rimasti veramente sorpresi e spero che questo amore che noi abbiamo incontrato lo riusciamo a trasmettere, perché meritano dei viaggi. Nella presentazione, appunto, nella preparazione della puntata, diceva che in questi 377 comuni del Lazio ci sono, esclusa Roma, quindi addirittura 400 musei. Sì, ma noi perché abbiamo un'impostazione ingegneristica, quindi abbiamo detto facciamo innanzitutto una catalogazione, quindi monumenti, chiese, mio marito ha tradotto qualcosa tipo 1500 chiese, una cosa pazzesca, era lo Stato Pontificio d'altronde, castelli e musei, bande musicali, gruppi folcloristici. I musei è sorprendente perché praticamente ogni comune ha almeno un museo o di storia contadina, i comuni più semplici che comunque hanno voluto raccogliere la loro storia, considera che tutti i comuni del Lazio sono nati attorno a castelli o palazzi baronali, quindi tutti hanno qualche storia che ha radici molto profonde, ma ce ne sono di tutti i tipi, dal giocattolo alle scatole di latta, alle lettere, a qualcosa di religioso, di veramente una fantasia. Un altro dato, dottoressa Bettiol, che ho visto, interessandomi appunto all'aspetto del Lazio, Rieti addirittura 42 chiese. Sì, ma perché alcune sono state distrutte, perché sì, Rieti è un paese sorprendente, poi se lo vediamo c'è possiamo sì vedere alcune foto, siamo vicini a un blocco pubblicitario, ma cominciamo a vedere alcune foto tratte dal portale, ecco qui. Sì, qui quale possiamo vedere? Allora, iniziamo da questa. Le prime sono foto che tra l'altro sono foto tutte di fotografi amatori, poi c'è il nome del fotografo. Chiedo alla regia di fermarsi su una foto, vogliamo iniziare da questa. No, queste sono le prime, è uno slideshow di fotografi amatori, però persone che amano il loro territorio, che ci mandano le fotografie per promuovere il loro territorio. Poi scendendo si comincia a vedere un primo, quello piatto lì è un lunghissimo articolo che ha fatto la scuola alberghiera di Fiuggi, che è una delle più prestigiose italiane, che così si internazionalizza, noi gliel'abbiamo tradotto, e sono tutti i piatti tipici della ciociaria. Fiuggi si trova nella ciociaria, che è un po' la zona di Frosinone. Siamo in orario proprio per sederci a tavola, quindi mi sta prendendo un po' l'acquolina. Io direi che ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e riprendiamo visionando altre foto di questo bellissimo sito. A fra poco. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Conquista un sorriso forte e sano. Vieni in clinica dentale nei giorni 26 e 27 maggio e partecipa all'Open Day Implantologia. Non perdere questa occasione. Denti fissi in poche ore ad un prezzo eccezionale.
chiama il numero 0444 88 9950 o rivolgiti direttamente in segreteria. I posti sono limitati. Ben ritrovati in studio, ritorniamo subito nel sito, nel portale discoverplaces.travel. Stavamo con la nostra ospite, la dottoressa Claudia Bettiol, guardando e commentando alcune foto del sito. Prego la regia, ecco qui. Ritorniamo, riprendiamo con il tema culinario. Allora, qui c'è un istituto alberghiero, ha mandato i testi di tutta la cucina tipica sociara. L'istituto alberghiero di Fiuggia è uno dei più prestigiosi e così i ragazzi adesso hanno il loro articolo tradotto in inglese, ma come vedi lì accanto c'è un evento che faremo, andiamo a fare una lezione di storytelling sul web ai ragazzi, in modo che imparino a scrivere anche loro sul web, imparino a raccontare le proprie storie. Perché è un'abilità che devono acquisire tutti gli operatori, pian piano tutti gli operatori del settore, per poter valorizzare al meglio i loro territori. Andiamo su una foto, la foto successiva, vedo una... La foto successiva... Cos'è, un panettone? È una, si chiama pigna, ma è una tradizionale dolce di Pasqua. Qui siamo nel periodo pasquale, questa è una blogger che ce l'ha mandato di Amaseno, è un dolce tipico della bassa, della valle dell'Amaseno e di una parte della Ciociaria. Poi scendendo ancora c'è un racconto di una passeggiata a Latri. A Latri per esempio è un paese incredibile, ha delle mura ciclopiche che sembrano quelle di Machu Picchu, sembrano quelle degli Incas, e ha un'acropoli ancora intatta in cui si vedono queste mura ciclopiche, una spianata di orizzontale, poi sopra un tempio che però negli anni è stato trasformato in una chiesa cattolica, ma è una emozione, sembra di uscire un millennio prima di Cristo. Ecco, lei, dottoressa Bettiolla, parla fondamentalmente nella sua attività, quindi nel suo portale, dei centri piccoli, dei centri minori, no? Che tipo di turismo è quello congeniale ai centri, chiamiamoli minori? È un turista che vuole un'esperienza. Viene in Italia per avere un'esperienza di architettura o di chiesa, stavo raccontando appunto l'acropoli di Alatri, uno vede queste mura gigantesche, ma non è l'unico paese nel Lazio che ha mura ciclopiche. Vuole un'esperienza di partecipare a qualche festa anche religiosa, ci sono delle processioni che sono molto significative, ricordiamo in Spagna per esempio il turismo di queste processioni nel periodo di Pasqua tra Siviglia è famosissimo, noi in Italia non abbiamo attivato ancora il turismo delle processioni di Pasqua, ma è molto possiamo definirlo il turismo congeniale a questi posti, un turismo lento. Secondo lei? È un turismo lento, è un turista che poi appunto continuando vuole un'esperienza musicale, consideriamo il Salento che ha fatto, è diventata la ribalta mondiale grazie alla Taranta, l'anno scorso Madonna era in piazza in Salento e noi nel sud del Lazio abbiamo per esempio il Saltarello, ma non solo nel Lazio, in tutto il centro Italia il Saltarello, a Napoli la Campania, la Tarantella, è un turista che si informa tantissimo sul web, quelli che non vanno nei viaggi organizzati sono persone che fanno ricerche, quindi bisogna essere sul web per essere trovati. Assolutamente, ecco, ma questo tipo di turismo, diciamo di ritmo lento, come si concilia con i ritmi frenetici in pratica del terzo millennio, dei giorni nostri? Non è vero che sono turisti frenetici, anzi c'è una ricerca di un momento di ritrovarsi durante il periodo di vacanza. Se uno va a vedere anche i cammini, il boom che stanno vedendo i cammini, sempre perché analizzo il Lazio, cioè la via Francigena del Nord, della via Francigena del Sud, il cammino di San Benedetto, il cammino di San Francesco, sono ormai percorsi da centinaia di migliaia di persone. Questo è un turismo lento, è un turista che poi vuole gustare qualcosa, è un turista che va in pellegrinaggio, ma è un pellegrinaggio interno, non è un pellegrinaggio religioso. Sì, è un'esperienza emozionale, come diceva prima, quindi è un'esperienza personale, sì. Interiore. Entrare anche in un borgo, trovare le persone che ancora fanno la pasta fatta in casa e farla insieme in qualche agriturismo, è quel tipo di esperienza unica che uno vuole
vivere. Un'altra caratteristica molto bella storicamente dei nostri borghi è la qualità della vita, no? Che permettevano di vivere già nei secoli scorsi. No? Noi avevamo fatto una puntata recentemente, direi molto coinvolgente anche, dove si diceva che l'urbanistica influisce molto sulla psicologia e la qualità della vita delle persone. Lei cosa si sente di dire al riguardo? Anche assolutamente vero. Lo spirito italiano, quello che si chiama il lifestyle italiano, è stato modellato dalla nostra storia, è stato modellato dalle nostre città. Noi vivevamo nei borghi, vivevamo nelle città, vivevamo insieme e insieme ci litigavamo e facevamo pace. La struttura urbanistica, diciamo, influiva molto, aiutava molto a creare la socialità, no? Pensiamo soltanto alle piazze. Le piazze che sono tipiche italiane o che sono del Mediterraneo, dove le persone scorrono ancora oggi le giornate, dove ci si forma, gli adolescenti si formano alla relazione con gli altri, con l'interazione. Questo ancora è vivo, è ancora presente. Questo è qualcosa che pochi sperimentano. Perché tutto il nord Europa non ha l'idea di piazza come ce l'abbiamo noi nel centro-sud. Questa è un'esperienza che tu puoi vivere soltanto andando in una piazza e trascorrendo ore in una piazza. Chiaro, e questo quindi ha influito moltissimo nei decenni e nei secoli nel creare anche una psicologia, no, della popolazione italiana. Adesso invece ci sono i centri commerciali che sono punti di aggregazione, ma di fatto si chiamano tecnicamente non luoghi, no, giusto? Sì, e sono quelli che sono le stesse persone, vanno in crociera, vanno nei non luoghi, vanno in centri commerciali, non è quello il tipo di turista che andrà in un borgo minore. Ecco, ritornando adesso al tema del portale, una delle vostre anche attività è quella che a complemento, diciamo, di questo servizio è che avete iniziato a pubblicare dei libri, no? Che comporranno in seguito una collana. Sì, abbiamo deciso un giorno che stavamo proprio ad Alatri e abbiamo comprato dei libri in un ristorante, che era un'emozione talmente bella e che forse mancava proprio di dare del materiale per turista disponibile in luoghi dove va il turista o il viaggiatore. Allora abbiamo deciso che questo materiale che noi abbiamo già creato su tutte le guide, le stiamo caricando, ma il materiale è già realizzato, lo trasformeremo in libri che devono essere collane che sono anche collezionabili, perché anche noi stessi dobbiamo conoscere i nostri territori. Anche per noi è stata una scoperta mentre studiavamo questi paesi, la bellezza che per ci circonda. Per lei poi che è laziale, fare tutte queste scoperte credo sia stato ancora più emozionante. Sorpresa dietro l'altra, proprio delle storie talmente intriganti che poi ci viene voglia di fare viaggi noi stessi nella nostra regione, ma bisogna dare al turista il libro, qualcosa di tangibile, anche perché questo è un turista che vuole un'emozione, il libro dà un'emozione. Vuole informarsi, chiaramente. Oltre al web, anche e dargli un'emozione. Se io sto in un paese, devo avere immediatamente davanti a me 4-5 libri dei paesi dintorni. Non posso, perché i grandi paesi ce l'hanno, se io penso a Anagni, Alatri, Veroli, Capranica, ci sono questi Tivoli, ce l'hanno le guide assolutamente, però poi il turista non sa che c'è nei paesi vicini, quindi va a Tivoli, a Villa d'Este, poi magari non c'è qualcosa di molto interessante, magari a pochissimi chilometri e di distanza. E può fermarsi 2-3 giorni in più, può vivere un'emozione diversa. E allora, quindi alimentare allora bisogna avere, abbiamo deciso di creare queste guide, abbiamo creato quindi, siamo diventati editori, la prima uscirà a fine aprile, creeremo queste guide e le mettiamo in vendita nei ristoranti, nei posti dove va il turista, per dargli questa opportunità di conoscere meglio il territorio e anche alle persone che ci sono di valorizzare meglio il proprio territorio. C'è un effetto che non avevamo immaginato, molto interessante. Quando noi scriviamo le storie, le pubblichiamo tutte in due lingue, il sito è tutto quanto perfettamente in due lingue. Le storie in italiano hanno l'effetto che le persone del luogo si riappropriano della propria identità che magari avevano dimenticato.
Un po' come è successo anche a lei per certi versi. Esatto, sì, è vero, è vero. Quindi ha potuto sperimentare questa cosa. I libri, tra l'altro diceva, sono disponibili nei ristoranti, nei luoghi visitati dal turista, sì. Quindi diciamo non in linea di massima nelle edicole, nelle librerie. Ma nelle librerie non ci va un turista. A parte che nei paesi minori non ci sono più librerie, quindi dove andrebbe? Non ci sono più agenzie del turismo, fra l'altro la crisi ha falcidiato tutta una serie di iniziative. Invece ci sono questi, e un'altra cosa bella che sta accadendo, che cominciano a scriverci associazioni locali che operano sui territori chiedendo di valorizzare il loro lavoro, che è quello che vorremmo fare. Infatti faremo una nuova edizione poi del portale apposta per questi piccoli viaggi, perché ci sono tantissimi ragazzi che hanno scelto di non lasciare l'Italia, hanno scelto di lavorare sul proprio territorio, che hanno bisogno di farsi conoscere. Allora loro riescono a lavorare sul web, perché sul Facebook, perché Facebook è semplice tutto, però Facebook è solo in italiano, per esempio. Se vogliono essere conosciuti in inglese devono usare il web, e il web è costoso, quindi o lo facciamo tutti insieme o non ce la faremo. Beh, diciamo mai. Che in questo senso, per il progetto che ha iniziato in maniera così brillante di successo, sicuramente aiuteranno molto la nuova generazione, perché lavora molto sul web e quindi è fondamentale. Ecco, per concludere, allora, abbiamo parlato finora della felice esperienza del portale nel Lazio. Quali sono i prossimi passi, i vostri obiettivi? Diciamo, personalmente dovremo continuare a consolidare il modello del Lazio anche nella nuova versione del sito, in modo da creare sempre di più un caso di successo, e poi cercare partner per altre province. Abbiamo, in altre regioni. In altre regioni, sì, abbiamo capito che la dimensione ottimale è una provincia. Noi nel Lazio ce ne abbiamo 5, è veramente faticosissimo, perché poi l'Italia è talmente lunga e talmente bella che le province nostre sono ricche di tanto, quindi la cosa migliore sarebbe trovare partner in altre province che vogliano investire parte del loro tempo e parte del loro know-how in creare la loro regione, e poi insieme raggiungere tutti, ancora più turisti. Costruire ulteriormente in tutta l'Italia, valorizzando quella che è la fonte di benessere, la caratteristica più preminente e storica dell'Italia. Sempre nei siti, sempre nei dati turistici, faccio due esempi che sono clamorosi. Il turista in Umbria e Abruzzo è crollato dopo il terremoto, ma proprio crollato. Ho partecipato a dei convegni anche con borghi italiani, i più bei borghi d'Italia, con questi, hanno detto è una cosa, in America ancora dicono non andate ad Amatrice perché rischio terremoto. Allora, questi hanno bisogno di raccontarsi. Questi territori al momento, che hanno avuto un crollo così rapido del turismo, si devono raccontare, devono cambiare anche il racconto, devono raccontare i territori. Adesso abbiamo deciso di dedicare uno spazio ad Amatrice perché lo merita, sulle bellezze della natura. Perché per riportare anche del turismo. L'altro esempio Sinteticamente siamo in chiusura, quindi le chiedo. Sì, l'altro esempio è tutto il sud Italia, che ha delle storie meravigliose, perché il Regno Borbonico, ma il sud Italia va dagli arabi e Borboni e tutto, e ha meno viaggiatori del resto d'Italia. Si deve raccontare. Dottoressa Claudia Bettiola, la ringrazio molto del suo intervento e di queste preziosissime testimonianze. Io le auguro buon lavoro con il sito e con il portale discoverplaces.travel. Grazie. Buon lavoro per la sua attività di editore. Grazie. Le auguro di trovare anche molto riscontro nelle altre aree d'Italia, e confido di ritrovarla qui per raccontarci ulteriori successi di questa meritoria iniziativa. Grazie a voi telespettatori per l'ascolto e l'attenzione, e vi do appuntamento alla prossima puntata con Il Vaso di Pandora. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti.
In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Riconquista un sorriso forte e sano. Vieni in Clinica Dentale nei giorni 26 e 27 maggio e partecipa all'Open Day Implantologia. Non perdere questa occasione. Denti fissi in poche ore ad un prezzo eccezionale. Chiama il numero 0444 88 9950 o rivolgiti direttamente in segreteria. I posti sono limitati.